Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vi andrò a raccontare la storia del pesce più grande della mia vita, almeno finora. Sicuramente non è un pesce dalle dimensioni record o vicino, però sicuramente un gran bel pesce. Mi raccomando ragazzi, lasciate mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Passate ai social che sono qua sotto in descrizione. Attrezzatura varia, se l'avete sempre in descrizione. Partiamo col video. Stiamo parlando di circa 3 giorni fa, ovviamente dalla registrazione di questa clip. Io e mio amico eravamo alla ricerca di grossi lucci dopo un piccolo temporale che in quel momento era un ottimo momento. Avevamo appena trascorso un temporale, quindi si sono abbassate le temperature. C'era un bel momento di attività per via di marea, vento, l'arrivo di un altro temporale. Però sfortunatamente quando sono arrivate le condizioni è arrivato anche un temporale molto ma molto più forte che ci ha fatto mollare le canne. Perfetto, questo entro 2 minuti sicuro che esce un luccio. Ci sono tutte le condizioni a parte la marea. Soprattutto potrebbe uscire un big. Quindi dopo circa 30-40 minuti che è passato tutto e rimaneva solo qualche lampo, abbiamo deciso di cambiare e di passare alla ricerca di un siluro. Però mai ci saremmo aspettati quello che è successo. Ragazzi, ci siamo presi tutto il temporale davanti, è stato bellissimo, soprattutto il vento a non so quanti chilometri orari, e ora sta uscendo di nuovo il sole, aspettiamo che passino i fiumi e ripartiamo a pescare. Ce l'avevo, porca, è quello di prima. Cioè io sento, penso, ho preso la roccia là perché mi sono caduto sulla roccia. Sono stato là a muoverglielo, a vedere se attaccava. Mai visto. Prima me, prima, appena lanciato. Sì, ma io ho lanciato sulla roccia, sento. Dico, ok, sono incastrato sulla roccia. Do una microferrata però niente. Ho sbagliato. Nona. Sono Tubertini.
quella sì. Vai. No. L'ha mancata. Però ti ho detto che sono qua, eh. L'ha mancata in bomba. È ferrato di sicuro. Vai. Fai rumori in acqua quando lanci. Sì, sì. Ma questa era la mia tecnica, l'avevo già trovata come tecnico questa. Da un po' di anni fa. E quelli grossi vanno dietro al casino. Lo so. Così che ho preso il 1,80 m. No, l'erba. Stanno entrando in caccia, non erano in caccia. Ce l'ho, grosso. Sì, ok. Bello. Porca. Calmo. Sì, è che non voglio che si slami. Non si slama, lei se ne Ok. Mogliamo la frizione. Vabbè. Avere fretta, sicuro non è un... Oh. Vai, portalo di là se ce la fai, fallo correre di là. Ok. Vedrai uno spiazzo più avanti di là. Ascolta, ho un pesce in canna, non posso, ciao. Da farne una strada. Sì. Vieni qua. Sta venendo su, pesce morto. Ok. Devi portarmelo qua. Un attimo, si è ripreso. Sì. Un attimo che si è ripreso. Guarda qua i pesci come scappano. Ecco, sì, ti ho detto che sono qua. Sono in caccia da panico. Se lo porto su è il più grande che ho mai salpato. Adesso sarà 1,50 m. È comunque il più grande che ho mai salpato. Ah, perché l'hai perso quello grosso? Perché non sono riuscito a tirarlo su completamente. Tu lavoralo con calma. Tieni Eccolo qua. Quella canna però, non farlo andare su e giù. Ok. Tienila sempre la stessa tensione. Sì. Stancalo, che dopo io vado a prendertelo. Ok. Volevo fare la doppietta. Era bello in doppietta. È bello invece, eh? Sì. Guarda la coda dov'è? No, non la vedi la coda? L'ho vista muoversi. Vedo il filo e vedo dove fa il bovolo. È 1,50 m, 1,60 m. Forse sì. Anche di più. Eh? Forse anche di più. Ti ho detto, qua ci sono i petardi. Devi solo scegliere la condizione giusta. Sì. Com'è? Beh, riesci a pomparlo adesso o ci dà ancora? Ci dà ancora, guarda. Stancalo, non ti preoccupare. No problema. Guarda, tiro via il giubbotto che inizia ad aver caldo. Chiudiamo un po' questa frizione. Caro, io verrei qua stasera. Mi sarei anche qua. Mettiamo in testa sta cannona. Guarda che mi sa che ce n'è. È appena andato via, vedi? Ha fatto scappare l'altro. Le sciate di pesce a galla che scappano. Sì, ma un attimo perché è in piena alga. Vai a prendere il guadino, va là. No, lo metti dentro il guadino, neanche se vuoi, vecchio. Sì. Dai. È che il problema è che avrà 14 kg di alghe su. Tantalo ancora un po'. Lascialo correre.
Beh, secondo te? Vedi così. Ma devi stare lì dove ti avevo detto di stare. Sì, è che sto cercando di liberarmi dalle alghe. Tutto qua. Shad da 20 centimetri. Vediamo. E la bogolata? L'hai vista qua? Là in mezzo? Cerca di tornare di là se ce la fai. È qua. Invece qua li salvo tutti. Sì, sì. Conosco già la riva. È che ti ho detto adesso ne avrà 20 anche chili di erbe. Almeno prendo confidenza con la canna, so quanto tirare. Occhio. Riparte. Dovremmo esserci qua. Speriamo. Quella canti, no? Sì, sì. Te la tira via in un colpo. Noi. È morto, ma che il problema sono il problema sono le alghe. Non guarda sta pianta quanti spini ha. Cavatevi erbe di merda. Devi portarmelo qua. Ho capito. Pompalo adesso. È che è impiantato. Come vedi? Vai. Lui ne sta prendendo. Vieni qua con me, dietro di me ti devi mettere. Recupera filo. Sta andando via. Chiudi tutto al drag. Spacco la canna. No, la canna non rompo. Pinati qua ancora. Dai, stai fermo qua e stancalo qua e portalo qua. Sì, sì, vai. Vai. Guarda dov'è, guarda dove sono le alghe. Non mollare mai la tensione della canna. Ma ti pare? Mi sto buttando indietro di peso da quanto forza fa. Occhio. Là che. Ho il telefono in. Un metro e mezzo, sicuro. Sì, anche di più. Dai. Albino anche? O sbaglio? No, è che sono tanto, tanto chiari, sì. Qua, al contrario che in altri posti. Fai passare. Vai. E darmi il filo in mano. Un attimo. Calma. No, vuole ancora partire. Sta tranquillo. Non lo porto io, eh. Vai. Tu con la canna, io non lo porto. Sì, sì. No, lo ti dico. Molla un attimo che te lo tiro. No, non sto tenendo. Vai. Aspetta, me lo gestisco io, vai. Non è stanco, eh. Ho visto. Non sto tenendo il filo, l'ho solo. Sì, no, che paura di farti male alla mano. Non preoccuparti. Lascialo. Sto gestendo io col. Scivolare che hanno combinato anche due di più. Sì. Dio. Bestia. No, calma. Deve tirare ancora. Vai. Molla. Dai che è un cucciolo. Urca. Tuo, eh? No, è che si era bloccata. Mi si era bloccato il filo. Se riesci a portarmi le alghe qua, te le. Che paga, Mattia. E guarda qua davanti ce n'è un altro. Sì. No, ne ha ancora. Sì. Bene, ora che ha tirato fuori da bocca. Ho visto. E albino quasi, eh? Sì, t'ho detto. Mm.
ha buttato giù l'esca, eh. Ha preso a becchetto, perché è aperta. No. È grossetto, eh. Quando io prendo il pesce in mano, tu riesci a darmi la mano dietro? Sì. Guarda dove è preso. Guarda che sono mi sbreno. Vai, vai. Ah no, è preso anche con l'amo, ok. Pensa fa bene. Ok, lasciami. Bel pesciotto. Non è albino, ma sono molto gialli. Guarda. È 1,80 m. Sì. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi siate divertiti. Questo pesce è il più grande, come avete sentito, finora. Però spero che non sia nel primo o nell'ultimo. Ovvero, andiamo a cercarne di ancora più grandi. Appena avrò modo di ritornarci con le giuste condizioni, proveremo a superare quel 1,80 m. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.